Ciao a tutti e benvenuti a Do Yourself Ispirazione. In questo video voglio farvi vedere come realizzare questo scialle, quindi questa sciarpa, che è molto molto morbida e vedete è bellissimo con questa combinazione di colori. Ho utilizzato questa lana della Volker Engelbart con questo nome appunto Indian Summer. Vedete che è 60% di lana vergine e 40% di acrilico e ogni gomitolo è 50 grammi. E qui dice che possiamo utilizzare aghi dell'8 del 9, io in realtà qui ho utilizzato un 12 perché voglio appunto lasciare questo effetto molto molto morbido e vedete che vi farò vedere anche poi come lasciarlo così nuvoloso, quindi molto molto morbido e soffice. E se avete visto è il numero 83, quindi abbiamo questo colore e vedrete che appunto sarà molto facile realizzarlo. L'ho fatto tutto con le maglie alte e da una parte abbiamo un circa 30 cm e dall'altra è un 38 e vedete che qui sotto è un pochino più stretto di quanto è sopra, ma l'effetto comunque è davvero davvero morbido e nello stesso momento anche molto compatta, quindi sarà caldissima e perfetta per un freddo inverno. Vi farò vedere appunto come ho fatto a realizzare questo. Come vi dicevo, sono tutte maglie alte e se siete pronti possiamo ora incominciare. Ecco qua il nostro gomitolo. Parto quindi facendo una serie di catenelle, ecco qui. In realtà preferisco sempre partire, vedete, nel gomitolo, lasciarlo compatto, togliere la parte interna e liberare la coda finale. Vedete, quindi comunque ho tolto tutto l'interno così e ora posso liberare questo, cercare la mia estremità iniziale e posso quindi iniziare con la mia, eccolo qua, con le mie catenelle come vi dicevo prima. Quindi naturalmente faccio un nodo e parto, eccoci qua, come vi dicevo uso il 12 e ora faccio tutta questa serie di catenelle, non le conto ma misuro bene o male quanto verrà alla fine, per questo mi serve il metro, quello appunto da sarti, e ora faccio queste catenelle, vedete, molto molto morbide, non tiro, le lascio molto molto libere, diciamo molto morbide. E andrò avanti così, vedete, per un po' di centimetri. Arriverò circa una cinquantina, 50-60 insomma, che saranno, adesso vedremo quando finirò. Proprio perché vi dicevo che alla fine voglio fare 30 centimetri e quindi mi servirà più o meno il doppio. Vedete, è così soffice, così morbida. Ecco qua, questa è la mia catenella. Fino alla fine, come vi dicevo, è piuttosto lunga e arriviamo intorno ai 57, 58, 60 centimetri, ecco qua. Se tiro un pochino ovviamente arriviamo sui 60, però ci siamo bene o male sui 60 centimetri. E ora chiudo il primo giro, quindi posso poi iniziare con le mie maglie alte. Quindi vedete, metto la catenella, tutta la mia catena di catenelle su un lato dove siete più comodi insomma e metto, vedete, cerco di raddrizzarla più possibile in modo che possa essere dritta e non ci siano spirali o nodi che si formano. Ecco qui, ci siamo quasi. Naturalmente non fatelo di fretta perché se partiamo con il piede sbagliato può essere più difficile il resto del lavoro. Potete anche aiutarvi appunto con i colori, vedete? E ora direi che per me va bene così. E come vi dicevo, ora possiamo fare la chiusura. Quindi porto il mio ago nella prima maglia, nella prima catenella. Naturalmente prendo di nuovo il filo e lo faccio passare attraverso tutte e due, quindi sia la prima che l'ultimo punto. Ed ecco qua che abbiamo la nostra sciarpa chiusa. E ora posso finalmente partire con le mie maglie. Prima di tutto per salire faccio ancora 3 catenelle, quindi per acquistare volume. E ora, come vi dicevo,
per ogni catenella faccio una maglia. Ups, uno e due. Ecco qua la mia maglia alta, vedete? E ora di nuovo, seconda maglia, seconda catenella, quindi passo attraverso due e passo attraverso due. Di nuovo e via. Attraverso due e due. Ed ecco così continuo per tutto il giro. Eccoci qua, vedete, alla fine del primo giro. Ecco qua. Guardate, iniziano già a mischiarsi i colori e credo che l'effetto sia molto molto carino. Chiudo ora questo primo giro con una catenella tra la prime, che va praticamente tra le prime tre catenelle che avevo fatto per salire di volume e la prima maglia alta, vedete, in questo punto, e chiudo con una catenella. Prima linea, primo giro terminato, e ora di nuovo parto col secondo giro salendo con due catenelle questa volta. E ora cucio ogni volta sempre con una maglia, ma faccio passare, avete visto, in questo modo l'ago qui sotto. Ho fatto due catenelle, in modo tale che poi quando passo sotto mi è sufficiente per poter comunque tornare sopra e fare la mia maglia, vedete? E ora è una normalissima maglia alta. Quindi di nuovo parto sotto, torno sopra, ne ho tre in questo modo, passo sotto due e passo sotto due. Vedete, praticamente non cucio in realtà tra i punti precedenti, quindi tra le maglie alte precedenti, ma cucio in questa fessura che si forma, in questo buco che appunto è questa finestrella che ci permette di far passare l'ago sotto e continuare in questo modo. Ora continuo ancora per un paio e poi vi farò vedere ancora alla fine del giro. Eccoci qui, secondo giro terminato, e vedete, ora di nuovo posso chiudere con un'altra volta una catenella, e vedete, si formano sempre queste fessure, queste finestre che ci aiuteranno nel prossimo giro. Quindi, come vi dicevo prima, la chiusura di questo giro è sempre tra le due catenelle e la prima maglia. Qui, quindi, eccoci qui, e chiudo con una catenella. E ora salgo di nuovo con due catenelle, una e due, e ripeto esattamente come ho fatto prima, quindi passando attraverso questa finestrella. Sotto, sopra, passo attraverso due e attraverso due. Vedete, ora c'è questa linea che si forma dove ci sono appunto le tre maglie, quindi le tre maglie iniziali. Ecco qua, vedete tra le mie dita, 1, 2 e 3, quindi abbiamo l'arancione, il viola e ora il giallo, o verde insomma, che si sta formando. Sempre nello stesso modo, passando sotto, attraverso 2 e attraverso 2. Vedete? 1, 2. Stesso procedimento come ho detto prima. E vi farò vedere anche qua la chiusura, sempre nello stesso punto, quindi tra le catenelle dell'inizio e la prima maglia, e faccio così per tutti i nostri giri e vi farò vedere poi come fare la chiusura. Ecco qua, vedete, sono andata avanti per un po' di giri, così potete vedere anche tutti i cambi di colore, e vedete, molto molto bella. Adoro questa lana perché è veramente carina. E ora posso misurare appunto quanto sono andata avanti. Come vi dicevo, siamo sui 30-34, vedete? Che erano i 60 cm che avevamo fatto iniziale con la catenella. Naturalmente, vedete, è un po' più soffice, un po' più morbida, proprio perché le maglie sono rimaste più larghe. E ora posso fare ancora un ultimo giro, che sarà quello di conclusione,
vedete? Sono tornata allo stesso punto di partenza di ogni giro, quindi ho fatto la chiusura e ora faccio un ultimo giro semplicemente di catenelle, così che possa essere un pochino più chiuso in fondo rispetto all'inizio, ma in ogni caso sarà con questa struttura, vedete? Se faccio così, per esempio, rimarrà più compatta ovviamente verso il collo, per esempio, no? O potete anche girarla, per esempio, all'interno, così che, come vi dicevo, resti questo effetto d'anello che è un po' più compatto e resta più soffice in basso. Quindi, come detto, ora posso fare l'ultimo giro di catenelle. Ecco qua. Semplicemente così. Vedete? E stavolta, ovviamente, per fare le catenelle, entro nel punto delle maglie alte precedenti. Stavolta non passo in questa finestra, ovviamente, ma farò tutto il giro in questo modo. E devo tornare in questo punto. Eccoci qua alla fine. Faccio ancora un paio di catenelle proprio per arrivare al punto che vi dicevo. Eccolo qui. E ora devo fare la chiusura. Ecco qui, e abbiamo terminato il nostro giro. Ora posso tagliare. Tac. Tiro. Era qualcosa di appiccicoso. Chissà da dove arriva. E ecco qui. Vedete? Questa è la chiusura. Possiamo ovviamente fissare il filo all'interno, magari nasconderlo nelle ultime maglie. In totale ho usato 4 gomitoli e mezzo per tutto questo lavoro. Ed ecco qui come risulterà e come sarà quindi alla fine la nostra sciarpa. Io credo che sia veramente carino e con questo anche anello finale resta molto morbida da un lato e magari più compatta dall'altro, ed è sicuramente veramente caldissima, ve lo assicuro, è davvero morbida, e spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto, e naturalmente non vedo l'ora di leggere i vostri commenti qui sotto e di vederci alla prossima volta con nuove idee insieme. Naturalmente, se non vi siete ancora abbonati, abbonatevi al nostro canale e ci vediamo la prossima volta.